Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Amici di Casa Peiretti, in questi mesi siamo andati a conoscere i posti belli del nostro Piemonte e non solo. Oggi però gioco in casa. Oggi sono a Luserna San Giovanni, la mia città, e come sempre cercherò di andare a conoscere le persone e soprattutto a farli cantare. Ma visto che siamo qui e visto che c'è una gran bella festa, una gran bella fiera, avremo modo di vedere tante belle immagini di fiori e non solo. Andiamo? Andiamo! Ciao Benny! Ciao Enrico, come stai? Io bene, ma cosa ne dici di questa fiera? Bella, bella, interessante. Siamo andati a fare un giro con il mio bimbo che vuole un gelato. Però. Come si chiama il tuo bimbo? Come si chiama? Come ti chiami? Gabriele, solo che fa il timido. Gabriele. Timido come il babbo, eh? Facciamo rete 7, facciamo Enrico, che lo guardi sempre, tra l'altro, diglielo. Ma adesso lo sai che noi siamo a trasmissione televisiva, sì, ma soprattutto musicale, e come faccio sempre, lo fo anche con te, mi canti la tua canzone preferita, quella della tua vita, quella che fai sotto la doccia, quella che ascolti in macchina, vai. Qual è? Io lo so, ma dimmelo tu. Non me la ricordo. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte infinita. Mi faccio venire il brivido. Hai la pelle d'oca, Benito, hai la pelle d'oca. A Luserna siamo un po' tutti canterini, ma adesso andiamo a conoscere altri amici. Andiamo, 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 andiamo. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra. Ma tra le tante persone che io avrei voluto incontrare qui a Luserna, una non volevo incontrare, ma proprio soltanto una. Ho detto, secondo me non c'è, e invece c'è zia Marta, ma cosa fa qua? Ma cosa, come faccio qua? Ci abito qua, ci no, abito. Ci abita? Qua, un pochino più su, ma poco. Ha visto quanti bei fiori? Ma no, io ho visto tanti bei fiori, tanta bella gente. E niente, adesso facciamo un giretto. Abbiamo Danilo che mi saluta. Sì, ciao. Comunque Giuseppe. Ciao Giuseppe, per gli amici Danilo. Ma non è vero, nessuno mai l'ha chiamato Danilo. Ah no, pensavo. Si chiama Giuseppe, non Danilo. Giuseppe. Se zia Marta, ascolti, visto che siamo qui, ci canti la canzone della sua vita. Era meglio morire da piccolo. Ma per favore, ma non posso mettere questo video qua. Su, un'altra un po' più seria, dai. Forza. Mi la vi una veia balila. Balila? Ma non so, me la canta. Ma se non le sa, ma con tutte le canzoni che può fare, se non le sa, non le faccia. Mi faccia un'altra domanda, non lo so, mi chiede di cantare, mi faccia fare. Vuole che faccia una capriola? No, per carità, no, responsabile pro loco sono io, perché se si fa male è un problema. Sento mio marito. Non è suo marito, venga qua, è suo marito? È il marito della zia? Come si chiama il marito della zia? Carlo? Piero, come sta Piero? Bene, bene. Piero, ci canti la canzone della sua vita? No. Ma la smetta, una canzone. Non mi ricordo più. Che mi ha sposato, non ti ricordi? No, mi ricordo, come, ma la canzone non mi ricordo. Quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna. Vabbè, che non si bagna, che lo voglio. Io direi un momento di alta TV, ma proprio altissima TV. I nuovi mostri.
cosa vuol dire questa fiera per te? È molto importante. Dopo 2 anni di totale assenza di fiere, questa è un simbolo, è una ripartenza. E sai cosa ti succede adesso? No. No, e allora Giuseppe vieni qua perché Alan ci canta la canzone della sua vita. Una canzone che sai. Non ce l'ho. Ma figurati. Sono stonato. Una grande festa sabato, una grande festa domenica. E dobbiamo dire grazie a 2 proloco molto amiche. La prima proloco è la proloco di Bibiana e la seconda proloco è la proloco di Villa di Verzuolo. Perché dobbiamo dire grazie? È semplice, vi faccio vedere. La proloco di Bibiana ci ha omaggiato della sua presenza, del friggi friggi con le frittelle di mele. Andiamo a conoscere queste belle donne. Vieni Giuseppe, vieni. Bellezze della natura, ciao, come si chiama questa signora? Vieni Giuseppe, guarda, fai un bel primo piano a Graziella. Sono Graziella io, sono la più anziana di tutti. Scusate, la più anziana è quella che lavora di più. Cioè è l'unica che qua sta friggendo, ragazzi, com'è? Guarda, vieni, guarda i friccei, i famosi friccei et boom. Oh, senti che profumo. Amici a casa, sentite che profumo. Ah, non lo potete sentire. Io lo sento però, lo sento forte e chiaro. Ragazzi, grazie innanzitutto di essere stati con noi, partecipi di questa grande festa. Volete fare un saluto a Casa Peiretti tutti insieme? Ciao Casa Peiretti. La canzone più bella della tua vita. Addio bei giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciar. Bravo! Gli studi sono già terminati, abbiamo così finito di sognare. Come fa il ritornello? Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuor, ho lasciato il mio amore a te. Hai lasciato il tuo amore forse su un'isola, ma non su un'isola, ma non andiamo a andare oltre, ma secondo me hai lasciato lontano, il tuo amore lontano, su un'isola. Lontano. Senza telefono, senza possibilità di contattarmi, così è rimasto. Io farei firma per passare come magari una settimana, forse non di più. Tu quanto sei stato sull'isola? Io sono stato 70 giorni. Sei arrivato in finale? Sì, sono arrivato in finale. Secondo. Sei un po' il Toto Cutugno dell'isola dei famosi. Sì. Lasciamo le frittelle di mele per una cosa altrettanto buona che ho avuto modo di assaggiare in questi giorni, i ravioles della Proloco di Villa di Verzuolo. Ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie ancora. Abbiamo qua Mauro e Rita, che quanto bene voglio io a Mauro e Rita. Mauro e Rita però è la zia Marta. Sì. Ma pure qua è? Sì. Ma è dappertutto. Facendo una rivisitazione sui ravioli suzzati in forma veramente piccola. Ma cos'è? Cotto e mangiato? Andiamo avanti! Di modo che uno digerisce meglio, ne mangia di più e la signora ne produce di più. Io so che la canzone preferita della nostra amica Rita qual è? Io non posso star senza Marta. Aspetta. Da quando l'ho conosciuta? Ma no, dai! Vieni qua, Rito. Mauro, vieni qua. Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare. Prima che venga domani, e se lei già sta dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa. Ciao Valerana! Ma che bello averti qui! Ascolta! Come sono stati i bambini in questi 2 giorni? Fantastici! Fantastici e? E numerosi! Ok! E mi hanno dato tanti abbracci! Tanti abbracci alla rana, quindi una canzone dedicata ai nostri bambini, quale potrebbe essere? Il coccodrillo come fa. Anzi! E la rana come fa? Crac, nessuno che lo sa. No, zia Marta dove va? Ma dove va? Dove va? Ma venga qui, è per i bambini! Zia Marta è per i bambini! Giuseppe, non ce la faccio più oggi. Ma perché proprio la zia Marta qui a Luserna? È per i bambini! Scenda giù! Venga giù! Venga qui, zia Marta!
Si è scappata la zia. Vabbè. Facciamo così, amici. Adesso appena scende facciamo un urlo. Pronti? Uno, e due, e tre. Non c'è nessuno che lo sa. Grazie. Beh, si è fatta male almeno. Se guarda, si è fatta male. Sta bene? Peccato, peccato. Ciao, guarda qua chi c'è, guarda chi c'è, il nostro fornero. Ciao Cristian, guarda, ciao, guarda che ciao. Abbiamo le telecamere Rete7. Quindi adesso mi racconti, scusate il disturbo, ragazzi, qual è la canzone della tua vita? La mia canzone, non lo so. Dai, una canzone che vorresti sentire adesso proprio in trasmissione. Una richiesta su due piedi. Non ho idea io adesso, dai. Qui, no. Un brano di Baglioni. Manco li conosco io. Ecco, i Baglioni è uno solo, è un gruppo. Facciamo un brano dei Nomadi. Io vagabondo. Oh, come fa? Devo cantarla io? No, non la so io cantare. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita volerò. Io un giorno crescerò e nel cielo della vita. Presidente della Proloco, nonché presidente onoraria di adesso, Loredana Falco. Andiamo a conoscerla. Eccola qui, sta lavorando come giusto che sia, ma noi passiamo di qua. Ciao Loredana, benvenuta in Casa Feretti, benvenuta in Rete7 e grazie per ciò che stai facendo anche per noi. Ma adesso devo chiederti la canzone della tua vita. Dai, che mi piace, vieni qua. Vieni qua. Con le mani, ciao. Ciao, e noi togliamo il disturbo, dai. Ciao, con la testa, con il petto, con il cuore, ciao, e con le gambe, con il culo, con i miei occhi, ciao. Questa è l'ora del... Non solo tanta musica in questi due giorni a Luserna, ma anche tanta solidarietà. E di solidarietà parliamo con... Sergio Giacotto. E... Falco Paolo. Chi inizia dei due? Ragazzi, chi inizia? Cosa è successo in questi due giorni? Anzi, cosa sta succedendo in Luserna San Giovanni ormai da un bel po' di tempo? Allora, prima cosa voglio ringraziare la Proloco per questo aiuto che dà a noi, che abbiamo organizzato una raccolta... diciamo fondi e materiale per portare su in Ucraina e in Romania e in Polonia. L'11 si partirà per questa terza missione in Polonia, questa volta in Romania questa volta, e per poi entrare in Ucraina. Porteremo su materiale e quello che ci hanno chiesto a queste famiglie o questi orfanotrofi che hanno veramente bisogno di tutto. E come è andata in questi due giorni? È andata veramente bene. Aggiungo ancora un ringraziamento al comune di Luserna che ci dà anche una mano in queste cose, oltre alla Proloco ovviamente ha fatto questo evento per noi. È andata bene, discretamente bene, potremmo essere soddisfatti. Io lo dico sempre, quando la musica si unisce alle parole facciamo del bene, il tutto diventa magia. Complimenti e complimenti. Grazie. E noi continuiamo nel nostro tour. Vieni Giuseppe. Grazie ragazzi. Il primo cittadino è qui. Buongiorno Duilio, ciao. Ciao Enrico. Raccontaci qualcosa di questa festa. La festa, come ogni anno, è una fiera molto bella. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere il bel tempo che ci accompagna, abbiamo le associazioni che partecipano e questo è fondamentale per noi. Stiamo ricevendo un sacco di gente e anche un sacco di complimenti. Giuseppe, lui canta, ne sono convinto. Vieni. Guarda, Giuseppe, guarda qua chi c'è. Ciao, tutto bene? La canzone della tua vita? La canzone.
storia della mia vita non la saprei. Che sono entrato qui dicendo che tu avresti cantato per noi un brano. Dai, qualsiasi canzone che ti viene in mente in questo momento. Cerco l'estate tutto l'anno. E all'improvviso, eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge. Sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo. Ma noi auti? Sei qua, però. Vista da qualche... Una sparata è difficile da smentire. Se parliamo, di nasi, mi sento tirato in ballo. Come si chiama questo baldo giovanotto? Marco. Marco, qual è la canzone della tua vita? Mi ritorni. Sì, anche sì, vabbè, bravo. Niente, se poi ci mette anche a zia Marta, siamo a posto. La canzone della tua vita? La canzone della mia vita. Qual è la canzone preferita che hai? Ma se te lo dico mi dici se sono matto. Ma tu dimmelo, noi siamo... Dancer. Come fa? Armin van Buuren. Come? Cantamene un pezzo. No, non lo so cantare. Dai, prova, fischiettala. Perché ma che tu... poi di Buren quanto ne metti? Perché io ne metto di Buren, di solito ne metto un netto e mezzo. Tu quante ne metti? Ma non è possibile, non è possibile, non è possibile. Che ho prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Un grande aiuto a organizzare questa festa ce l'ha dato un amico. Lui si chiama Davide. Adesso andiamo a conoscerlo, venite con me. Venite con me, dov'è Davide? Vieni. Davide, vieni qua. No, perché Davide ci ha dato una grande mano. Lui scappa, ma invece è proprio un buono. Lui è proprio un buono. E adesso Davide ci canta la canzone della sua vita. Un pezzettino. Io farei la pubblicità. Lo facciamo un applauso a Davide che adesso ci canta una canzone. Oh! Allora lancia la pubblicità. 1, 2, 3, pubblicità, pronti? Pubblicità! Bravo Davide! No, non si può, non si può! Mettiamo il beep, eh? Pubblicità, beep, grazie. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. È organizzata dall'associazione Allevatori una bellissima mostra di piccoli animali. Sono qua col presidente. Presidente, come si chiama? Silvano Fenuil. Impressioni di questa mostra di piccoli animali? È bellissima. C'è un cinguettio qui dentro che sembra di essere in una giungla. In una giungla, sì. Ma per essere il primo anno che abbiamo deciso di organizzare questa cosa, direi che... ci è venuta abbastanza bene, siamo soddisfatti. Ma visto che io vedo qua tanti uccellini, quale canzoni potremmo dedicare a questo mondo? In questo momento mi cogli... È facile. La vecchia fattoria? Dai, come fa? Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie? Zio Tobia, ia ia oh. Grazie. Gianberto Tiro, un articello, un recinto col cancello, ci avvicina la ferrovia, ia ia oh. Nella vecchia fattoria, ia ia oh. Quante bestie, Zio Tobia, ia ia oh. C'è la cabra. Salve signora Capra, la signora Capra Pal. No, ha detto me. Chi è più bello? Aspetta Giuseppe, qui sta cercando, probabilmente ha visto in me un pericolo, perché se tu guardi bene c'è il piccolino, sta difendendo il piccolino, ma che bello, ma ci sono tutti i piccolini, guarda Giuseppe, anche lì, guarda che bello. Praticamente questo è il reparto maternità della mostra. Questa c'ha una cresta pazzesca. Questa se la tira.
Ma guarda che bello, guarda, guarda Giuseppe, guarda questo che bello. Prova un po' a mettere il dito, Giuseppe, vediamo se ce l'hai ancora dopo un minuto. No, 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 ti servono, ti servono. Questo si pavoneggia. Pavoneggia. Poi abbiamo questi che sono della Juventus. Quanti belli uccelli che ha! Tanti belli uccelli! Sono belli, ti piacciono? Mi piacciono, sì. Sì. Tutti i suoi? Tutti i miei. Come si chiama lei? Sergio. Sergio, c'è mica anche un cacatua qua in mezzo. No, non c'è, no, non c'è cacatua. Ma è volato via? Volato via prima, sì. Mi spiace, sono arrivata tardi. Sì. Vediamo sì. Se qualcuno mi risponde. Portobello? Portocervo? E Portofino? Niente. Portofranco? Portosicuro? Portafoglio? Portali via, non rispondo. Portali via. Nella vecchia fattoria, ia ia oh, calma! Tutti di noi almeno una volta nella vita abbiamo giocato con una margherita e abbiamo fatto lama, non lama, lama, non lama, e adesso il lama c'è! Eccolo qui! Scusi, una domanda per i nostri amici di Casa Peiretti, ma secondo lei, il PIL, il prodotto interno lordo italiano, scusi, sto parlando, abbia pazienza. Signor Lama, ascolti, venga qui, Lama, niente. No, ha detto che non rilascia interviste, è in silenzio stampa, purtroppo può succedere. Zia Marta è un Lama, mi dica. Secondo me neanche il Lama. Ma neanche il Lama, ma perché, ma poverino, cosa c'entra il Lama, vabbè. Che... Non cercava una fidanzata? Sì, ma non proprio simile. No, però fosse la figlia del Lama, sarebbe la... Lamiera. No, La lametta. Quindi la canzone qual è? Dammi una lametta che ti taglio le vene. E andiamo ad ascoltare, vai Giuseppe. Dammi una lametta che mi taglio le vene. Diventa bianca questa notte da falene. Promette bene, si promette tanto bene. Caro Giuseppe, guarda qua chi abbiamo, guarda chi c'è. Una canzone al volo, una canzone al volo, dai, no, mica è difficile, va. Una canzone al volo. Come si chiama? Gino, lei ha un nome di un grande cantante italiano che è Gino Paoli. Mi canta una canzone di Gino Paoli. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più parole ma alberi. Grazie Gino. Basta? Vabbè no, se la vuol far tutta per me anche bene, dai. Grazie Gino. Alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi. Alessio, la canzone della tua vita. La canzone della mia vita è di Vasco. Come fa? Dai, una, quella che preferisci. Ti immagini. Come fa? No, lasciamo stare. Perché? Evitiamo per i tuoi telespettatori. No, dai, un pezzettino, anche perché poi io collego. Immagini se fosse sempre domenica. Immagini ecco. Se fosse sempre domenica, tu fossi sempre libera. Ti immagini la faccia che Caro Pippi, ciao, siamo in diretta, non puoi dire niente, siamo in diretta, siamo in diretta. Un saluto per Casa Peiretti innanzitutto. Un saluto a tutti allora. Qual è il tuo cantante preferito? Zucchero. Oh, una canzone di Zucchero, quella che preferisci? Ah, no. Baila. Morena. Come fa? Baila Morena. Devi dire solo sotto questa luna piena, dai. È mia moglie che canta bene, non io. La vogliamo far venire qua anche per... Anche perché lei, devo dire che fa parte del direttivo della Proloco. E tutta la puntata che parlo del direttivo della Proloco. Vieni Veronica, vieni. Ciao Veronica.
Allora, lui ha detto Zucchero, e tu cosa dici? Guarda come se ne va, guarda come se ne va. Abbiamo Zucchero, eh? Negramaro. Una canzone di Negramaro. Non mi viene adesso. Dai, mentre tutto scorre, come fa? Parla in fretta. Non pensare. Se quello dici male, no? Dai, un saluto per Casa Peretti. Grazie a tutti, ciao. E noi andiamo a ascoltarci i Negramaro. Eccoli qua. Scorre, usami, straziami. Adriano Celentano. La sua canzone più bella secondo te qual è? Una carezza in un pugno, che è di Gino Santercole. E come fa? Non mi ricordo. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Prima di andarla a sentire, mi fai un saluto per Casa Peiretti? E saluto Casa Peiretti, perché è una trasmissione che bisogna guardare tutte le volte che c'è. Bravo, bravo, bravo Roby, grazie. Quindi un saluto a Casa Peiretti, andiamo ad ascoltare. Qual era il brano? Una carezza in un pugno. Bravo, giusto. Me l'ero già dimenticato. A mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia, e stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà. Adesso mi canti la canzone più bella che sai. Ma va? Già, vai, abbruccia, vai. E cosa vuoi che ti canta? Quella che vuoi. Quella che voglio, ma se ne canto una delle mie non la conosci, come facciamo poi dopo? Sì, dai, cosa ti canto? Facciamo contenta Valentina? No, canta tu. No, faccio contenta Valentina. Ah. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Il nostro Amedeo, grazie! Io un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò. Un bimbo che ne sa, sempre azzurro non può essere l'età. Oltre 250 espositori situati nella zona denominata Bersaglio, che è la zona adiacente al campo di calcio. Ma andiamo vicino al campo di calcio anche perché a Luserna Calcio basta soltanto un punto oggi per arrivare in prima categoria. Quindi potrebbe esserci una festa dentro la festa. Andiamo a vedere, visto che sono quasi le 16, a che punto è la partita che è iniziata alle 15. Peter, quanto fa Luserna? Dove vai? Peter, vieni qua, Peter. Peter, vieni qua, vieni qua. Peter, dove vai? Peter, quanto fa Luserna, Peter? No, non ti nascondere, Peter. Perché fai così, Peter? Peter, raccontaci qualcosa di te. Peter, dove vai? Peter, Peter. Peter non concede interviste. È come i VIP, è come le persone importanti. Lui senza il manager, Peter, non concede interviste. Ma fa bene, non può farlo. Non può farlo, non può farlo. Andiamo a vedere un po' quanto fa Luserna. Vieni, Giuseppe. Siamo stati accolti nel migliore dei modi. La zia Marta ha appena detto che è fuori gioco. Fuori gioco, poi non corrono, dai! Ma cosa non corrono? Stanno correndo tutti. Ah sì? Stanno correndo tutti.
fatta a capo ultra. Sì, mi hanno fatto cantare, poi ho preso una trombetta, poi a un certo punto mi hanno detto madonna che curve, e io pensavo parlassero delle mie, invece parlavano delle loro curve, che sono una curva di Luzerno. Ah, la curva, la curva, la curva, la curva. Vediamo che cos'è Luzerna, no? Mi dicevi? Che sì, vincere. Sì, Luzerna, siamo qua. Ma è Luzerna! Ma c'è credo che Luzerna, che è quelli che giocano con la maglia gialla. No, no. Azzurra. Eh beh, azzurra. Se non è una, è l'altra. Brava zia Marta, grazie. Partiamo dal mister, 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 mister. Le emozioni, dimmi solo le emozioni. È spettacolare. Non so. Come hai vissuto questa partita? Perché 1-1 fino alla fine. Molta tensione, tantissima tensione. E ci stava, però adesso festeggiamo. Festeggiate, festeggiate. Vieni, vieni, vieni Giuseppe. Prime impressioni a caldo. Non potevamo non essere qui, ragazzi. Con le telecamere e le T7. Non potevamo non essere qui. Prime impressioni. Era una soddisfazione enorme. Perciò no. Ce l'avete fatta. Un gran campionato, poi una giornata come questa, di festa in Luzerna, festeggiare insieme a voi è una grande cosa. Quali sono le prime impressioni dopo che l'arbitro ha fischiato queste tre volte? Cosa hai pensato? Finalmente ce l'abbiamo fatta, dopo 4 anni che ci proviamo, poi un po' il Covid, un po' la sfortuna, non ce l'abbiamo fatta, quest'anno finalmente ce lo meritiamo. Vamos! E lui è più forte. Allora mi dicono che lui è il più forte, ma no, non c'entro niente. Tu c'è, no, ma tutta quella roba lì che avete, come funziona? Serve anche per vincere le partite. Poi serve per festeggiare, per carità, senza maglietta, per il pubblico femminile. Quindi cioè, fa parte dello spettacolo. Fa parte dello spettacolo. Ecco, allora aspetta, se vuoi mi tolgo anch'io la maglia. Mi tolgo anch'io la maglia. No, no, magari l'altra volta. Lo mandano dopo mezzanotte. Va bene, festeggiamo. Stop, stop! No! Allontanate, eccoli! Poco bello! Ok, passala, tieni, passala! Cosa la tieni lì? Non è mica un uovo di Pasqua! Passa sta palla, passala! Mister, l'ho passata! Ma chi ti ha detto di passarla? Ma quando ma sei proprio baccato? Fuori, questo qua in panchina! Questo qua in panchina! Deve fare la panchina proprio! Non se la panchina, ecco, a posto! Qui inizia la vera e propria fiera, la fiera primaverile. Zia, ma siamo fratelli. Zia Marta, ma non è che può offendermi tutta la popolazione, vabbè, di Luzerna? Ma non ci guardano più. Ma no, ma mi ha detto siamo uguali, ha detto boh, a me non mi sembra. Ma lui tu, ha il capello, ma lei è quel giovincello là?
Ha detto, siamo detto, magari mio parente. Giovincello, una volta. Una volta. Mi chiamo Prospero. Prospero. Ti chiamano così, via. Ti chiamano così da, qua, da quanto tempo? Da molto. Da molto. La canzone della tua vita. Wow. Vai, Prospero. Wow. Dai, vai, Prospero. Dai, una canzone che ti ricorda qualcosa, dai. Non so cantare. Dai. Non son degno di... Non ti merito più, ma no, non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. Devo dire che in gergo si dice col gobbo è venuta anche bene. Grazie Prospero, ciao. Non son degno di te, non ti merito più. Guarda qui, chi abbiamo? Livio. Livio, detto? Baffo. Come mai? Ho sempre avuto i baffi lunghi. Sempre avuto, proprio dalla nascita? No, nascita no. Ah, non dalla nascita. Da 20 anni. Ok, raccontami qualcosa dei tuoi gusti musicali. Cosa vuoi? Più un liscio. Liscio, quindi un brano bello di liscio qual è? No, Corinto. Corinto, come fa? Nel frattempo sento dalle retrovie una voce importante che mi stava suggerendo. Guarda quando uno le bel. Guarda, suona. Fammi sentire un po' di musica come si deve. Vuoi fare un saluto per gli amici di Casa Peiretti? Cosa dico? No. Ciao a tutti. Chi? Tutto il mondo! Agli amici di Casa Peiretti. A Casa Peiretti, amici di Casa Peiretti. Che se non cambiano canali gli spediamo a casa un pezzettino di Toma. Bravo. Oh. Poco, però che c'è la crisi, eh? Pochina, eh? Sei sempre in cammin che piure. Questo bel personaggio qui che si chiama... Giulio. Giulio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Ai. Un po' buono a cantare. Ma devi solo fare ai. La rifacciamo. Giulio, col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Ai. Giulio, mi hai fatto una promessa, l'amore porterà. Ai. Bravo, Giulio. Ma sai che mi sei piaciuto tanto? Ma mi sei piaciuto perché come... Andiamo. Sono pensionato, vengo a lavorare qua. Ma d'altra parte il lavoro nobilitas, in vera luce tenebris, eccetera. Un altro brano, vai. Motocicletta 10 HP. E invece? Sotto questo sole, bello pedalare se... Ma c'è da sudare. Grazie, questo è lo spirito di Casa Peiretti. Grazie. Sotto questo sole, rossi col fiatore. Neanche da bere sotto questo sole, bello pedalare se... Ma c'è da sudare. Eusebio! Eusebio! Ma che caspita di nome ti hanno messo? Perché le crepe di Eusebio hanno un osso che di eusebioso che prendono proprio dal cuore, non puoi non assaggiarle. Se ha fatto danni siamo assicurati, Nella sigla che avete visto d'apertura, la collaborazione con Giuliano Falco. E adesso noi facciamo una sorpresa a Giuliano Falco, perché questa è la sua bellissima famiglia. Non diciamo nulla di averli intervistati, ma bensì facciamo anche cantare. Saretta, Stefano, Cristina, cosa cantiamo? Vai, una canzone, dai. Quella lì che volevi farmi sempre cantare di Litfiba, che non ho mai imparato. Come fa? Gigante. E come fa Gigante? Dai, un pezzettino, Saretta, dai! Vai, anche tu. Dai, insieme. Stefano, vieni un po' più giù. Vai. Spingi forte. Salta fuori da quel buio. Crescerai aprendo porte tutti i giorni. Stare pronti. Tu sei molto di più di quello che credi. Sedermi sul pane, posso? No, sul pane no. No, sposti il pane che mi siedo. Aspettine. Oh, poi già anche un po' anziana, quindi come va?
Abbastanza bien? Sì, abbastanza bene. Meno male, venuto alla fiera. Sì, sì, facciato un giro alla fiera. Ma cosa ho comprato, niente? No, ho comprato gli asparagi. Ah, gli asparagi! Ho comprato gli asparagi. Alla Catala gli asparagi, e lei cosa ha comprato? Io ho comprato il pane. Pane. Una cosetta qua piccolina, sì. Comunque. Ah, per stasera siamo a posto per cena. Sì, gli asparagi. Ci vuole anche ancora qualcos'altro. Qualcos'altro, ma lo andiamo a comprare. Ecco. Ecco, lei, salame, ecco. Ma lei canta, per esempio? Se canto. Facciamoci un pezzettino. Alla mia età forse è meglio di no. Allora facciamo un saluto a Rete 7. Un salutone a Rete 7, ciao. Ciao, ciao, e fa piacere. Oh, perlomeno visto. Con una cosa bellissima, no? Giuseppe, ero qua tranquillo, beato, che stavo aspettando una bibita. Arriva una ragazza, mi guarda, mi fa... Ehi, hey, guarda il maialino. Ho detto, dimmi. Non ero io. Si riferiva a quel maialino lì. Beh, vabbè, pazienza. Un'altra occasione persa, Giuseppe. Branca? Branca? Ma cosa ti è successo? Ma che fine ha fatto la rana? Pronto, chi è? È Gianni Morandi? No, non è Gianni Morandi. Ah, non è Gianni Morandi. Come si chiama la figlia? Mia figlia si chiama Tiziana. Posso fare un saluto con Tiziana? Ciao Tiziana, sei in diretta televisiva su Rete 7. Adesso ti ripasso la mamma. Tiziana, sei fidanzata o sei single? Sei fidanzata o single, Tiziana? Sei addirittura sposata e allora devo mettere giù. Ti ripasso la mamma, è andata male. Ciao, ciao Tiziana. Arrivederci, grazie, grazie. Tiziana, potevi aspettarmi Tiziana. Insomma, avevo un'attività già avviata. Ma non puoi scappare così. Ma dove? Ma guarda che fuggi Giuseppe, guarda. Ma cosa succede? Voi due amiche di casa Peiretti, guarda che bei sorrisi. Ragazze, tanto ormai vi abbiamo ripreso, ormai. Guarda che bei sorrisi, per di più. Qual è il tuo cantante preferito? Enrico. No, vabbè, adesso sembro organizzato, ma quant'ante famoso preferito? Una donna va bene lo stesso. Ma certo. Laura Pausini. Oh, quindi la canzone più famosa di Laura Pausini è? Non lo so. Marco se n'è andato e non ritorna più. La canto tutta io, caduto io, e il treno se n'è andato. Vabbè, andiamola a sentire, dai Giuseppe, andiamola a sentire. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro. La canzone più breve a scuola, sai com'è? Quella che mi ha fatto crescere. Albert. Me ne canti un pezzettino? No. Dai, pezzettino, respiri piano per non far rumore. Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Basta. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. La canzone della vostra vita, quella che vi ha fatto conoscere, quella che tu canti a lei, hai cantato a lei per farla innamorare. E il mio amore sei tu. O lei? No, la canzone, il mio amore. Amore siete voi due. Non esageriamo, perché quello è il triangolo di Renato Zero e a me non è che piaccia poi così tanto. Quindi grazie ragazze, grazie, grazie. Molto, molto gentile, molto gentile. Il triangolo no. L'indirizzo ce l'ho, rintracciarti non è un problema, ti telefonerò. Ma ciao, ma che sorpresa avervi qui, che bello! Siamo con... Ma da dove arrivi? E io arrivo da là, e tu? Di qua. Siamo con? Con noi. Come ti chiami? Ah. Io lo so, ma loro a casa no. Fedele Agostino. Certo, è... Sì, Ado. Poi invece? Maria Pia. Ragazzi, avete una canzone che vi lega della vostra vita? La nuit. Là-haut sur la montagne, et le soleil s'enfuit, il sent la campagne. Sono contento perché è un brano bello. Bello recente, bello, direttamente dagli spalti trionfali del Luserna Calcio. Abbiamo qua. Come ti chiami? Alessandro. E? Matteo. Alessandro e Matteo, mi fate un saluto per Casa Peiretti. Pronti al mio 3? 1, 2, 3 insieme. Ciao Casa Peiretti, ok? 1, 2, 3. Ciao Casa Peiretti! Bravi! Grazie, ma il babbo ve l'ha già comprato lo zucchero filato? No. Babbo, e dai, andiamo a comprarlo insieme, dai, andiamo.
qual è la canzone della tua vita? Cercando di te dei Pooh, cantata da te. E come fa? Cercando di te in ogni donna che ho incontrato, ho trovato che sia, ho sempre inventato parole. Non me la ricordo. Manco io. Mi trovi troppo impreparata. Grazie Bianca, ciao. E andiamo a ascoltarci Cercando di te. Cercando di te ho consumato la mia vita, tra storie in salita e provvisorie verità. Il tempo è pieno di sorprese e qualche volta ci assomiglia, si sogna e si sbaglia. Mi ha fregato il microfono, io ho un lavoro da portare avanti. Ho un lavoro da portare avanti. Ho un lavoro da portare avanti. È Danilo che me l'ha. Non è Danilo. È Danilo. No, è sempre Giuseppe. Giuseppe che me l'ha. Dai, è questo Danilo. Me l'ha imprestato. Andiamo, da. Lonely time. In time. Scordare piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerà per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che ti stringeva sul cuore. Comandante, siamo alla fine di due giorni di festa qui a Luserna, quali sensazioni si hanno? Siamo contenti perché c'è un sacco di gente, dopo due anni di stop almeno il tempo ci ha aiutati e come vedete è tutto pieno sia di gente che di banchi, i commercianti sono contenti, i cittadini nostri anche, abbiamo aggiunto alla nostra fiera tutte le manifestazioni della Proloco. Che mi hanno detto che insomma non sono stati abbastanza. Pensavamo peggio, invece sono. Pensavano peggio, te capì, amici a casa, te capì. Abbiamo lavorato in sinergia con la Proloco e con gli allevatori e sono uscite un po' di cose interessanti da ampliare ancora in futuro. Vogliamo fare un saluto per Casa Peiretti. Come? Un saluto per Casa Peiretti. Saluto, si fa. Di ciao Casa Peiretti. Ciao. Casa Peiretti. Grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Per la fiera con 99. 91, complimenti davvero. 91, Mamma mia, bravo. Zia Marta, si conclude un grande weekend qui a Luserna. Abbiamo incontrato delle persone stupende nella fiera e vedo che ha cambiato il look. Ho fatto acquisti. Che belle scarpe, scarpe alla Michael Jackson. Jackson, belle. Oh. Certo. Diamola. Devo dire. Tre piani, sì. Devo dirle zia Marta che ho girato tanto in questi mesi con Rete 7 e sono contento di aver portato in televisione anche un po' del mio paese e un po' della sua grande, immensa simpatia. Quindi il prossimo viaggio con le telecamere di Rete 7 sarà breve, sarà lungo, non lo so, ma ci sarà. Quello è poco, ma sicuro. Quindi non cambiate canale mai, ok? E continuate con i programmi di Rete 7. Grazie, zia. Ciao, a presto.